Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao, come stai? Tutto bene? Sì. Bene, grazie. Grazie anche per la tua disponibilità di essere qui con noi. E come ti anticipavo, a nome dell'Associazione Kinemata Arte e Cultura, volevo invitarti a raccontare la tua esperienza di scenografo durante la lavorazione del film Profumo di Donna e in particolare avere qualche dettaglio sugli ambienti, sugli arredi che hai curato durante le scene di Napoli. Senti, il film è del 1974, ha ormai 46 anni. È stato un film fortunato perché è andato all'Oscar. Gassman vinse, fu nomination anche all'Oscar. Vinse poi il César di francese, premio francese come il nostro, David Donadello. Il César, sia come miglior attore, ci fu un premio anche per la sceneggiatura. Insomma, ebbe, e poi è stato un film, Profumo di Donna, che tu sai, che fu comprato dagli americani e fu fatto in un secondo tempo da Pacino, l'attore era Pacino, anzi era anche il produttore da quello che ho capito. Il film era nato, dovevamo spendere pochissimi soldi, come al solito nel cinema italiano. Allora, quell'epoca, l'attore Momo era all'apice, aveva fatto Malizia con l'Antonelli, dunque aveva avuto un grande successo quel film. Gassman invece era un po' in disgrazia, nel senso che non era in quel periodo ben accetto ai produttori, ma più che altro ai distributori di film. Si fece e pensate che Momo prese come compenso molto di più che Vittorio Gassman. Pensate un po' a che livelli, però a quell'epoca era questo. Però Gassman accettò di buon grado e ha fatto bene perché in effetti poi dopo ebbe la fortuna di avere un film in mano che gli dette molte molte soddisfazioni, devo dire. È un road movie che parte dal nord e va verso il sud. Un capitano che vive a Torino, poi parte con questo ragazzo che era l'attore Momo. Va verso Genova, da Genova a Roma e da Roma arriva a Napoli perché c'è un incontro con il suo amico tenente. Perché questo incontro, che poi nel film lo sapete come va a finire, era un incontro più che altro per morire tutti e due, non ce la facevano più a vivere, erano ciechi tutti e due e non riuscivano più a vivere. Allora, diciamo per Napoli. Dopo aver girato a Torino e Genova, eccetera, allora, prima di tutto, più che altro a Torino abbiamo girato mentre gli esterni. L'interno fu costruito allora alla De Paoli, si chiamava De Paoli, oggi studio, sulla via Tiburtina, fu costruito tutto l'appartamento di Vittorio Gassman, del comandante, del capitano. Questo fu tutto costruito per evidentemente avere la possibilità di girare con tranquillità. Devo dire che l'ambiente era stato fotografato molto bene da Claudio Cirillo, un direttore fotografico di grande livello che poi ha lavorato con grandissimi registi. E dopodiché anche la parte di Genova l'abbiamo girata all'esterno, quasi tutti a Genova, più l'interno che era le camere dell'albergo Columbia, l'abbiamo costruita anche quello a Roma in interno. Dopodiché siamo andati. Eravamo a Roma, abbiamo girato la parte dell'incontro all'Hotel Raphael, dell'incontro con l'amico, lo zio evidentemente del capitano, arcivescovo, e anche lì sopra, nei terrazzi dell'albergo Raphael, che erano terrazzi bellissimi, anche perché si vedeva tutta Roma, questa Roma bellissima, la Roma delle cupole, bellissima, infatti. E lì anche lì costruimmo un bar, non c'era, non esisteva, noi lo costruimmo per avere uno spazio interessante. Dopodiché si parte per Napoli. E Napoli, devo dire che abbiamo girato prima di tutto abbiamo girato nell'appartamento col terrazzo, che era poi, c'ho fra l'altro qui una pianta, pensate, c'ho ancora una pianta, che me l'ha detto il fratello di Francesco Rosi. Fratello di Francesco Rosi era un architetto
e aveva questo spazio vuotissimo perché lui l'aveva lasciato per andare in un altro studio molto più moderno, più interessante, eccetera. E si vedeva che era uno studio bello, l'ambiente, lo spazio, tutto quello che era un po' lasciato andare. Evidentemente l'aveva preso all'inizio della carriera il fratello di Rosy e poi evidentemente non ne aveva più bisogno di questo. Però era fra Mergellina, via Mergellina e via Caracciolo, proprio nell'angolo di un palazzo bellissimo del Novecento. E lì andammo a vederlo, io e Dino Risi, e concordammo che, ok, era l'appartamento del tenente, dell'amico di Gassman, del capitano. Però era vuoto, tutto bianco, dipinto, sporco, soccio, abbiamo dovuto pure ripulirlo, tutto, eccetera. E poi dovevamo dargli un gusto, un particolare gusto. È stato completamente arredato da nuovo. Arredato e anche le stoffe alle pareti, perché noi abbiamo fatto dei damaschi alle pareti, ma adesso vi racconto la cosa bellissima di queste stoffe alle pareti. Il problema, come al solito, non c'avevamo lire. Non c'avevamo soldi, mi mancava un pittore che poteva fare le decorazioni, eccetera. Che facciamo, che non facciamo? Più che, cioè, un attrezzista, un manovale napoletano mi disse: guardi, Baraldi, architetto, io gli do un'indicazione, non so, forse, le onoranze funebri. Perché voi a Napoli, non so ancora oggi, dopo 46 anni, le onoranze funebri, ossia si facevano le onoranze funebri a grande livello. Nei portoni all'esterno, all'interno si tappezzava di nero e di oro esterno, e interno si tappezzava con damaschi rossi, verdi, gialli, di tutte le tipologie. E c'erano queste onoranze funebri che erano dei tappezzieri anche, non solamente gli davano la possibilità della cassa da morto, le cose, eccetera, ma erano anche dei tappezzieri. E niente, con questo ragazzo andai a vedere queste tappezziere e vidi che avevo le cose che mi interessavano, i damaschi verdi particolarmente, mi sarebbe piaciuto mettere il verde. Abbiamo fatto una specie di rilievo, eccetera, e abbiamo trovato, però il problema era un altro. Dice, se io unisco i teli del damasco, succede che vi costa molti soldi, vi costa, e anche perché dovremmo toglierlo via, si possono rovinare, eccetera, chissà, eccetera, come potremmo fare. E allora io ero disperato, perché in effetti, che faccio? Come faccio a mettere le cose? E questo qui delle onoranze funebri, il tappezziere che era lì, dice: ma noi possiamo fare in un modo come abitualmente facciamo a Napoli durante i funerali. E come? Noi attacchiamo i teli con gli spilli. Con gli spilli, sì, con gli spilli, non facciamo niente, li mettiamo lì, detto che c'è un lavoro maggiore, ci sarà un costo maggiore, evidentemente, non tanto della stoffa, eccetera, eccetera, di chi ci lavora, però insomma siamo abbastanza veloci. Ho detto: ma in quanto tempo me lo fate? Ma in un giorno o due facciamo tutto. E io dissi: ok, va bene. Sono venuti, hanno fatto quel lavoro per 3-4 stanze, dunque erano grandi, enormi. Con gli spilli, ma velocissimi. Io mi ricordo di una velocità estrema, ero lì con loro. Era già sulle scale, c'era già tutto l'arredamento perché si andava al terrazzo. Dunque, pensate un po', tutti i mobili, eccetera, che dal primo piano, anzi dal pian terreno su, con manovali, erano tutti pronti per dire: allora la stoffa è stata messa, andiamo e iniziamo l'arredamento. E abbiamo fatto poi così, anche questo velocissimo, eccetera, eccetera, e siamo riusciti ad arredare questo ambiente, che poi ce lo vedete, perché c'era la camera del ragazzo di Momo, c'era questo grande ambiente, salotto, salottini, eccetera. Insomma, era un bell'ambiente grande, eccetera. Abbiamo messo a posto anche il terrazzo, abbiamo fatto una barriera, abbiamo fatto una piccola costruzione, perché era enorme questo terrazzo, abbiamo cercato di cercarlo di mettere, insomma, abbiamo arredato, abbiamo fatto, cioè non c'era niente, abbiamo costruito. Quello che vedete è tutto fatto dal nulla, evidentemente. Questa è Bellissimo sì. Poi sono andato a trovare a Bagnoli, abbiamo girato il ristorante a Bagnoli. Allora Bagnoli era l'alto forno che funzionava ancora. Davanti a Nisida, in quella spiaggia, noi abbiamo girato, mi ricordo, oddio, si chiamava Trattoria Pola, no, mi viene in mente, dato che
mia moglie è nata a Pola, in Istria. Allora questa trattoria Pola rimase allibito perché era enorme, grandissima, dove abbiamo girato tutta una scena all'esterno, c'era un caldo tremendo, mi ricordo. In questa si vedeva in lontananza Bagnoli, ancora alto forno, che funzionava ancora a quell'epoca. Dopodiché abbiamo girato sul Vesuvio, in questa casupola, che girando tutto il Vesuvio finalmente trovai questa casupola abbandonata, e dove abbiamo girato la scena finale di lui, appunto abbandonato, dove c'era la Belli, l'attrice che l'andava a trovare, lo prendeva, insomma, di lì era la fine della storia, di quello che era successo. Un altro ambiente che mi ricordo era un ospedale, dove questo tenente riuscì a vivere, perché poi alla fine nessuno dei due morì. E l'avevamo fatto in una scuola, avevamo preso questa scuola, era estate, era abbandonata, e abbiamo costruito, arredato evidentemente l'ospedale, non mi ricordo che scuola era, era una scuola lì vicino, sempre a Napoli. Ecco, questo è il mio racconto su Napoli, di quello che abbiamo fatto. E devo dire, la casupola era rosa, la casupola dove lui alla fine del film viene portato dai due attendenti, e questo rosa poi io me lo son giocato, questo bellissimo rosa, nel film Il Postino. La casa del postino era bianca, non era rosa, è stato merito mio dire al regista eccetera che io volevo fare rosa, ed è stato un grande successo. Sì, sì. E tanto vorrei chiederti, in quel periodo uno scenografo quanta libertà aveva di suggerire al regista un cambio di colore in questo caso? Guarda, Dino come Monicelli mi lasciavano libero, facevo quello, no, ne parlavo prima, è chiaro, però non mi ha mai detto nulla, non è che mi ha detto fai questo, fai quello, ma io veramente non lo so, mi hanno sempre dato molta molta libertà, tutte e due, sia Dino che Monicelli. Sì. È comunque una bella cosa poter lavorare in libertà e avere la possibilità di... Ah, c'era questa possibilità, insomma, io ero un ragazzino, parliamoci chiaro, io incontro Monicelli, avevo 31 anni, e faccio il suo primo film, Vogliamo i colonnelli, e mi disse, quando ci incontrammo, parlando della sceneggiatura, io gli chiesi, tremando, perché insomma avere questo mostro, questo grande maestro, poi non si doveva dire maestro perché se no si offendeva, abbiamo questo grande maestro, gli chiesi come mai, se aveva un'idea di scenografia, qualche cosa eccetera, e lui mi guardò e disse, veramente tu sei lo scenografo e tu evidentemente Baraldi mi devi dare delle idee, punto. Lui aveva 56 anni e io 31, Dino la stessa cosa perché più o meno aveva la stessa età, con Dino era facilissimo anche, la stessa cosa, non mi disse così, ma in pratica mi fece intendere di fare quello che io avevo, ho voglia, eccetera. Io con Dino lavorai prima sulla moglie del prete, c'era Sofia Loren e Mastroianni, era un film fatto nel Vicentino, nel Padovano, insomma, in quella zona lì, tutto il film, La moglie del prete, e avevo già lavorato con lui. Poi avevo fatto Sesso Matto, anche con Dino, lavorai in Sesso Matto, andammo a Ginevra, un film anche questo un po' in giro per l'Italia. Addirittura noi girammo nella villa dei Benetton, che allora non erano i Benetton, erano Benetton, avevano quattrini, soldi, avevano a Ponzano Veneto un grande magnificio, era l'inizio della loro carriera evidentemente, avevano una bellissima villa, tutto in cemento armato, fatto da Scarpa, un grande architetto, però erano all'inizio. Dunque io girai anche in questa villa dei Benetton e girammo un po' dappertutto questo film di Sesso Matto. Dopodiché abbiamo fatto Il profumo di donna, dopo Sesso Matto, poi iniziamo a fare L'ana tra l'arancia, sempre con Dino, e poi per liti evidentemente produttive con il senior, Cecchigori senior e Dino, evidentemente poi L'ana tra l'arancia la girò poi Salce, Luciano Salce. È una domanda, più che altro è una curiosità, se ti va di raccontarci un po' il tuo rapporto con il direttore della fotografia, in questo caso Cecchigori per Profumo di donna, e come, insomma, so che lui
è riuscito anche a rendere molto con la luce le vostre scelte nel reparto scenografia. Ci vuoi raccontare un po' come anche si confronta Devo tutte dire, loro con il direttore di fotografia? ma il rapporto col direttore di fotografia è molto importante, come col costumista, diciamo la verità, sono i tre personaggi che creano poi il film, creano il linguaggio visivo del film. Il problema del direttore di fotografia, se mi sbaglia, la fotografia diventa una scenografia ignobile, non realistica, non vera. E lì è molto difficile. Io ho trovato, devo dire, quasi tutti dei grandi direttori della fotografia. Ho avuto questa fortuna perché Claudio Cirillo, che ha fatto Profondi Donna, se voi andate a vedere l'appartamento del capitano, oppure anche gli esterni, ma pure anche la terrazza stessa, gli interni della terrazza, insomma, tutto questo dovete vedere, evidentemente, che vedete un film veramente di grande livello, realistico proprio. Non sembra, perché lo sbaglio. E purtroppo nella fotografia, nella luce, è che se non dai veramente quel tono realistico alla luce che viene dentro da una finestra, come vedete, per esempio, ecco, come questo che vedete, la finestra illuminata, poi se benissimo questo, una costruzione in un teatro con la luce che viene del sole e viene all'interno. Dovrebbe essere così anche in studio, anche quando tu costruisci un ambiente. Molte volte non succede questo, hai capito? Ho avuto la fortuna di Claudio Cirillo che ha fatto una fotografia, io ne parlai, lui bravissimo, fece una bellissima. Noi ci eravamo già incontrati però nel commissario Pepe con Claudio Cirillo, io ero ancora assistente, non ero scenografo, però avevamo già avuto un incontro felice con Claudio nel commissario Pepe, con regia ed era direttore scuola. E lo incontrai lì, non lo incontrai nel stesso matto perché avevo addirittura Alfio Contini, direttore della fotografia in senso matto, questo Alfio Contini che lavorò con Sofia Lori, Antonioni, eccetera, e fece Zabriskie Point addirittura, Alfio. E incontrai poi Vulpiani nel Borghese Piccolo Piccolo. Abbiamo avuto sempre dei rapporti molto, ma erano veramente dei grandi direttori della fotografia. Era facilissimo lavorare con loro, bastava parlare, un colore, una cosa, eccetera, e loro avevano capito tutto. Grazie mille per questo contributo. E inoltre volevo approfittare anche per chiederti un parere, diciamo, sul periodo storico che stiamo vivendo e chiederti come vedi, diciamo, il prossimo futuro del cinema, come pensi che si possa reinventare in qualche modo una lavorazione di un film in un periodo così difficile. Guarda, il periodo è difficilissimo. Io ti devo dire con molta sincerità, ho già passato nel 1977 una crisi del genere col cinema, perché ogni tanto il cinema ha le crisi. Questo purtroppo deriva da un'altra cosa, non è la crisi del cinema, purtroppo deriva da un virus, da un coronavirus. Però nel 1977 noi lavoravamo tantissimo, si lavorava, sino nel 76. 300-320 film all'anno si facevano. E in un anno, nel 77, non so per quale motivo, ci fu una crisi totale del cinema. Da 300-320 film se ne fecero 60. Io rimasi dal 1 gennaio del 77 a novembre del 77, 10 mesi, rimasi senza lavoro, veramente senza lavoro. Eppure lavoravo con Mario Monicelli, con Dino Risi, anche loro non lavoravano, era una crisi totale. Ma non di idee, era proprio una crisi produttiva, diciamo, e ci fu un problema gravissimo. Io per 10 mesi, non meno male che avevo dei risparmi e me ne mangiai tutti. In quei 10 mesi mangiai. Io avevo anche già una moglie e due bambini, dunque ne puoi immaginare che bellezza. Però ebbi la fortuna che dopo 10 mesi preparammo un film con Mario, mi chiamò, meno male. E mi disse: guarda, si inizia un film, Viaggio con Anita, la preparazione, poi dopo la preparazione abbiamo fatto anche Temporale Rose, due film insomma, una a cavallo là benissimo, questo mi fece molto piacere perché ripresi questa attività, però tutti i scenografi, tutti i costumisti, tutti i geografi, i lavoratori, i macchinisti, eccetera, in quell'anno lì del 77 veramente c'era poco, poco, poco lavoro. Questa volta vediamo, speriamo. Devo dire che è una situazione un po' più complessa e difficile.
sai, lì a un certo momento non c'era lavoro, quando è iniziato, abbiamo iniziato. Qui invece è molto particolare, molto difficile. Sono venuto a sapere che sarà come al solito lo spettacolo, sia il cinema che il teatro, eccetera, sarà l'ultima ruota del carro, purtroppo, perché ci sono i problemi di sanità, ci sono i problemi economici, tutti vanno giustamente verso altre cose, i problemi del turismo, i problemi dei ristoranti, tutto c'è il problema. Come al solito, purtroppo il cinema e lo spettacolo vino messo un po' da parte. Perché? Perché quasi tutti dicono che evidentemente noi ci divertiamo, non lavoriamo, ci divertiamo. E allora questa cosa è bollata, sempre è stata così, e sarà molto duro riprendere il tutto, Riprendere. molto molto duro. Speriamo, insomma, che Speriamo di no, ma speriamo. No, speriamo nel vaccino prima di tutto, e che col vaccino noi riusciamo forse a risolvere la cosa. Da quello che venga a sapere, il vaccino prima di novembre e dicembre, qui non succede nulla. Insomma, spero che si incomincerà a lavorare, però io da quello che ho capito ci saranno i problemi dei tamponi da fare a tutta la truppa, a tutti, tutto, tutti, da quando uno entra, e ci sarà la prova della febbre tutte le mattine, eccetera. Sono venuto a sapere che dovremmo distanziarsi, mi viene un po' da ridere perché il nostro lavoro è molto vicino, tutti quanti, il lavoro di set è molto difficile, ci sono gli attori, le cose, sì, si cercherà, però evidentemente sarà non facile. L'unica cosa che devo dire, perché ho sentito, dato che io a me piace lo sport e in particolarmente il calcio, sono venuto a sapere che dovrebbe iniziare anche le partite, dovrebbe iniziare l'allenamento delle squadre, dei giocatori, eccetera. Però loro hanno una fortuna, che evidentemente saranno lì in un albergo vicino dove ci sarà l'allenamento, eccetera, da mattina a sera rimarranno evidentemente, come dire, soliti di clausura. Ci Ma c'è le garantite un minimo di sono delle garanzie, ma noi ritorniamo a casa dopo aver girato. certo. Avete capito? E può all'interno della casa crearsi un altro problema. Ritorno alla mattina a lavorare diventerà un problema. Forse dovremmo fare come evidentemente come gli atleti del calcio che invece di ritornare a casa vanno in albergo e alla mattina ritornano a Ah, potrebbe essere una soluzione. lavorare. Beh, quando facciamo i film in esterno è così, siamo tutti in albergo. Non è Sì, che in effetti sì. Va bene, speriamo spostarsi. insomma che il cinema possa riprendere presto. Speriamo, speriamo. Cosa? Specialmente sarà molto molto dura. Sarà. Ti saluto, cara. Allora ti ringrazio ancora Lorenzo e spero di averti di nuovo a Napoli come lo scorso Ma io, anno. guarda, lo sai che dovevo venire con mia figlia che arrivava dal Portogallo, da Lisbona, dovevamo fare una bella passeggiata. Caserta, Napoli, eccetera, eccetera. Purtroppo era il 28 marzo, dovevamo arrivare lì a Napoli e purtroppo invece sia in Portogallo che qui siamo bloccati ed è finita così. Speriamo nel prossimo anno. Certo, intanto noi, come abbiamo anche comunicato ai nostri, insomma, le persone che ci seguono, al nostro pubblico. Questo periodo l'abbiamo chiamato intervallo, uno spazio tra due tempi. Speriamo di poter presto interrompere questo intervallo e tornare Speriamo, in speriamo. insomma. Qui si parla di dovrebbero incominciare le prime cose che non hanno ancora finito, iniziato film che non hanno ancora finito, e questo è un altro problema. Dovrebbero iniziare, si dice, verso primi di luglio. Ma speriamo bene. Va bene, di nuovo, allora grazie mille, a nome di tutto Ti il ringrazio, pubblico ciao, di questa saluti a nuova. tutti. Grazie. Ciao.